bentornati nel mio bellissimo canale. Allora, 15 preferiti per l'inverno e a questo punto direi sigla. Allora ragazzi, 15 preferiti perché fa freddo, quindi un po' si blocca la lingua e le labbra, e preferiti dell'inverno della vostra Anto. Da che cosa partiamo? Andiamo a casaccio, sì. Allora, sapete che ho acquistato ultimamente due cappotti e altri due li voglio prendere in saldi sul sito di Bershka, che sono bellissimi. Uno è lungo, che va oltre il ginocchio, tipo cappottone proprio grande, ed è tipo pecorella rasata praticamente, ed è marrone, ci sta marrone, bordeaux e bianco. Io lo voglio prendere marrone, mi piace un sacco. E poi voglio prendere pure un altro più corto, tipo bomberino pellicetta, sempre pecora però a pelo lungo ovviamente. E quindi vi ho detto i miei futuri acquisti, però vi voglio dire qual è il mio preferito. Ho preso due, che è uno quello di montone, tipo montone praticamente, beige, che mi vedete spessissimo nei vlog, e poi questo qui che è un ruggine, che trovo che mi stia da Dio ed è stupendo, super caldo, bomberino, quindi un pochettino più corto. Ed è di velluto appunto l'esterno a righe, è veramente molto molto bello, si indossa, sta bene insomma su tutto, su un jeans, su una cosa un pochettino più elegante, e lo trovo adorabile. Io qui ho preso un XS, ok? E l'interno ovviamente con la fodera color ruggine. Questo è uno dei miei proprio preferiti dell'inverno e che mi faranno compagnia per tutta questa stagione super fredda. Poi altra cosina, ormai lo sapete, ve l'avevo fatto vedere in un precedente video, il marsupio è diventato proprio una droga, lo adoro, super comodo, si mette in vita, e da quest'estate che lo porto e non ho più smesso, mi piace un sacco. Poi specie questo qui che avevamo comprato insieme, però il mio amore mi ha regalato questo qui per Natale, l'ha preso a OVS ed è fatto tutto con queste magliette super colorate, che poi se fate così insomma le pettinate al contrario diventano argentate, quindi super morbido il tessuto, dietro è tipo pelle finta, è molto bello, spazioso, perché mi serviva un qualcosa di un pochino più grande rispetto a quello rosso, e questo è molto capiente, c'ha appunto la cintina normale così classica. Io di solito lo porto sempre con tutto, pure col vestito, per questo li prendo pure carini così esteticamente. Però è bello perché si mette anche sul jeans, magari si fa passare lungo il passante dove si mette la cinta, e quindi rimane super comodo. Ovvio, si portano le chiavi, il portafoglio e il telefono e basta, che oltre non entra. Ok, poi altro preferito dell'inverno ovviamente, Lush, che io adoro, e mi avete chiesto cos'era quella palla tutta super colorata nel video, nel vlog, bloccati dalla neve. Sono appunto queste ballistiche, queste pallette che poi ce le faremo pure a casa, ve l'avevo promesso lo scorso anno, ce le facciamo quest'anno. Eccole qui, sono ballistiche super profumate che io adoro perché danno insomma, rendono più piacevole ovviamente il bagno, ok? Mi sembra di averla pagata intorno ai 6 euro, adesso sono piena di glitter. Qui però 6 euro amore. E ne ho prese 10, tutte colorate. Ho buttato 60 sacchi. Ok, poi, grazie amore. Poi ho preso, no, ho preso poi un altro preferito, che è stato proprio casuale come cosa, perché sapete che io adoro appunto fare il bagno con le cose super profumate, quindi le ballistiche di Lush, i sali della Lidl, della Sien, li adoro alla follia, mi piace un sacco avere queste cose nel bagno. E poi ho comprato questo qui perché avevo terminato il mio preferito super profumato al cioccolato. Ragazzi, è una droga. Un profumo di zucchero e figo, una cosa meravigliosa, ed è ultra dolce, garniera e bagno schiuma, ultra delicato con detergenti di origine vegetale, figo orientale e zucchero di canna, idrata e purifica. Non so se idrata e purifica, ma profuma da morire, super buono. Buonissimo, super consigliato. Poi, altro preferito, passiamo in cucina, sì, è facciamo... la colla, che ti significa? No, amore. Allora, super preferito, che di solito lo accantono un po' tutto l'anno e lo riprendo appunto per l'inverno, che è questo macchinario, questo piccolo elettrodomestico super meraviglioso, ora che sto sistemando la cucina, quindi ritiro fuori i miei acquisti, ed è Soia Bella. La Soia Bella nasce come elettrodomestico per farci il latte vegetale, no? Quindi si mette direttamente, vedete com'è fatto, questa è una broccona enorme, si mette dentro qui
la soia, ok, o qualsiasi altro prodotto, aspettate, le mandorle. Ok, sì, le mandorle, l'avena, tutto quello che volete, si mette qui la dose, poi può venire il latte in base ai vostri gusti, più acquoso o più denso, quindi mettete più o meno prodotto qui dentro, vedete che qui ha le lame, ok, e si chiude in questa maniera, si sigilla per benino, aspettate, ha fatto, ok, così, e poi si rimette dentro e ha tutta una pulsantiera sopra, vedete, proprio semplice, tre pulsantini, avanti, fermo, stop. E con questa, quindi vi dicevo, si può fare il latte fatto in casa, che viene ottimo, buonissimo, ma è anche potentissimo per farci le zuppe, ragazzi, quindi senza metterlo lì nel cestello, lo mettete direttamente all'interno e lei praticamente cuoce, si attacca qui dietro alla corrente ed è ottimo, ci si fanno un sacco di cose, in realtà è ottima pure per sminuzzare le spezie, tipo io una volta avevo fatto essiccare l'aglio e volevo appunto polverizzarlo e ho fatto la stessa cosa anche con la cipolla e ho utilizzato la soia bella per fare questa cosa, solamente che poi l'odore, per quanto uno possa pulirlo bene, rimane, quindi per quanto riguarda sminuzzare caffè, roba, polverizzare in generale spezie e quant'altro, perché le lame sono super potentissime, vi dico di no perché vi rimane questo odore, quindi utilizzatelo per il latte perché è ottimo, quindi mettete le mandorle dentro, le noci, l'avevo fatto con la canapa, ho fatto tutti i latti, poi fatemi sapere ragazzi se vi può servire un video specifico con lei che vediamo insomma come utilizzarlo, e appunto per le zuppe, le vellutate, le minestre, è ottima. Ok, poi altro preferito, andiamo per i capelli ragazzi, che io adoro, che l'ho comprato perché l'avevo utilizzato per la prima volta un anno fa, se non sbaglio, avevo fatto questo trattamento di Olaplex dal parrucchiere, mi era piaciuto così tanto che ho detto sai che c'è, me lo compro e mi faccio il trattamento a casa. Allora io ho comprato Olaplex 3, che è appunto quel trattamento che si mette sui capelli, si tiene mi sembra uno abbondante e poi si risciacqua, è ottimo ragazzi, vi rimette al mondo i capelli, vi li ristruttura se ci avete dei danni, io di solito lo faccio 2-3 volte l'anno, nel senso che lo faccio capitare sempre quando ho fatto un trattamento ai capelli dal parrucchiere e volevo farlo perché appunto sapete che l'ho schiariti, volevo appunto rifarlo prima di farlo da sola, mi sono detta magari può essere utile alle ragazze vedere com'è l'applicazione, quindi fatemi sapere, costa un bel po', appunto vedete proprio sul sordo mi sono inceppata, costa un bel po', tipo sui 29 euro, ma... costa un bel po', però ragazzi è ottimo, io volevo leggere una cosa di Olaplex, aspettate che lo prendo, sì, tanto pensi che me lo dimentico, dopo facciamo i conti. Amore, ma mi dici sempre amore, cioè i capelli super soffici, e secondo te come vengono questi capelli soffici? Facciamo che era naturale, era no, perché noi ragazzi ci stiamo dietro, hai capito? Ok, dice Olaplex Air Perfector numero 3, perché poi c'è sia lo shampoo che il balsamo, però io quei due non li ho presi, ho preferito appunto solamente il trattamento di ricostruzione. È un trattamento rivoluzionario, privo di silicone, solfati, ftalati, aldeidi e glutine, compatibile con tutti i tipi di capelli, da quello più spesso e corposo come ho io, a quello più sottile e delicato. Permette di ricostruire e proteggere i capelli dall'interno, ricollegando i punti di zolfo che sono stati rotti all'interno dei capelli a causa delle continue esposizioni a sostanze chimiche, coloranti, calore e molti altri stress meccanici. Molto interessante, ci hanno lavorato questi due scienziati, stavo leggendo, della questione dei ponti qua dei capelli, è carina come cosa e quindi appunto vi ho detto l'ho provato un anno fa dal parrucchiere, mi sono detta sì lo riprendo, lo provo a casa, lo amo, ve lo straconsiglio, vi ricostruisce anche quello che non avete. Poi ragazzi, allora un altro sicuramente preferito dell'inverno è il mio super pigiamotto che mi ha regalato sempre il mio amore, super nuovo, sarà che ogni inverno me ne compro uno perché insomma poi un po' si rovinano eccetera con i lavaggi, lo adoro, è bellissimo, l'ho preso a OVS, eccolo qui, molto carino, e avrei preferito rosa però non ci stavano e quindi ho preso questo qui, anche il pantalone è fatto così, è tipo no feltro, come si dice, in pile, come mi veniva, a righette con i cuoricini, so cuoricini, sì, cuoricini rosa, molto carino, e ovviamente l'inverno è il pigiamotto, è proprio quel che serve. Poi un altro dei miei preferiti per l'inverno ragazzi, e che penso siano proprio l'accessorio più sexy che una donna dovrebbe avere in ogni angolo di casa, so appunto le calze, i collant, ragazzi li trovo stupendi, io ce l'ho, è un pochino più sexy, poi li vedrete, e a quelli un pochettino più allegri come questi due, ma c'ho pure, perché sono aperti gli altri, ce l'ho fucsia e ce l'ho turchesi,
e viola, bordeaux, e sono le calze 60 denari che coprono bene, proteggono dal freddo, insomma è piacevole portarle rispetto a una calza più trasparente, quindi con la gonna sono bellissime, e uno stivaletto sotto basso, lo trovo incantevole come calza, come tipologia, e porto queste qui di Pompea che davvero sono uno stress, non mi danno fastidio, perché sennò altre calze sono sempre lì a grattare, mi dà fastidio. E poi ci sono quelle un pochettino più particolari, la mia preferita secondo me, quella che è più femminile di tutti, poi vedrete le altre in un altro video, sono queste qui, sempre Pompea, fatta a rombo, è bellissima, questa con una minigonna in jeans, una minigonna un pochettino più corta, aderente, la trovo stupenda, fa delle gambe super femminili e super sexy. Pure questa qui in rete, ovviamente col freddo che fa, io sotto ci metto la calza trasparente, e quindi sopra poi vado a mettere la rete nera, che è bellissima, anche la rete color carne è spettacolare ragazzi, super sexy, quindi collante in generale dategli un'occhiata, perché nell'inverno, durante l'inverno non possono proprio mancare. Poi, allora, smalto dell'inverno in assoluto, sapete che il mio proprio preferito nel mondo è quello rosso, però l'inverno, guardate che bello, che poi è questo qui che indosso, vedete? È stupendo, ed è questo qui della Essie, che si chiama Roseberry, sì, bellissimo. Poi, che altro vi devo dire? Sì, la tinta labbra per eccellenza, è vero che adoro anche i rossetti e ce n'ho uno simile, però è questo qui che utilizzo appunto di Colourpop, che sapete è una delle mie marche preferite insieme alla Deborah per quanto riguarda il prodotto di tinte labbra, ed è stupendo, lei si chiama More Better, ogni volta che la metto mi dite sempre Anto che hai messo sulle labbra, ed è proprio questo qui, questo vinaccio a bordeaux viola, stupenda, super coprente, ed è appunto questa che indosso. Bellissima. Ok, poi che altro? Ah, crema viso, ragazzi, proteggiamoci dal freddo. Per quanto riguarda la crema per le mani, ve l'avevo già fatta vedere nei miei preferiti per l'autunno, ed è quella che si chiama Face D, bellissima, super cremosa, burrosa, l'applicate, si asciuga subito, quindi non macchia, potete insomma toccare tutto quello che volete, non lascia macchiette ovunque, quindi si assorbe facilmente. E questa qui, sempre la marca Face D, bellissima, meravigliosa, è la crema per il viso, molto burrosa, molto, diciamo che sembra una volta che l'ha andata ad applicare pesante come crema, quindi per me che ho una pelle secca è perfetta, ma in realtà è una crema all'inizio molto pesante, diciamo così, non mi viene il termine, però poi quando l'andate ad applicare va via subito, non è che lascia la scia bianca di quelle tipo Fissan, per dire che state lì grassa, no, assolutamente, rimane il viso lucido per i primi minuti che l'avete applicata, idrata da morire, soprattutto la parte del contorno occhi, che sapete ragazzi che se c'è una crema antirughe la migliore del mondo è proprio la crema idratante, non tanto quella antirughe, ok? Quindi lascia la pelle super idratata, e questa qui l'adoro, l'ho presa su Sephora, se non sbaglio nel pacchetto, nel kit, quello delle mini taglie, me ne sono innamorata, quindi come la rifinisco, come la finirò, la riprenderò. Ok, ci siamo capiti bene. Poi fatemi fare la conta. Allora abbiamo questa riconferma qua, che è meravigliosa come preferito dell'inverno, lo adoro. Perché? Perché praticamente è una di quelle palette, un po' come la Naked 1, che ha dei colori leggeri, cioè pure per intensificare il marrone, il nero, quelli più scuri, però diciamo che partiamo da dei colori neutri, ok? Che tutti stanno bene in generale, ok? Non so, fucsia, verdi, celeste, eccetera. E lo stesso è diventata lei per me, ha battuto pure la Naked, perché veramente è una cosa stupenda. Basta veramente poco per prendere il colore, quindi si sfiora proprio leggero quel pennello, quindi sono super pigmentati, si sfumano da morire proprio in una maniera incredibile, rimane intatto tutto il giorno il make up, e trovo che sia bellissimo. Ci faccio di solito dei trucchi più matte con Teddy, che è il mio preferito, è diventato il mio colore per eccellenza di transizione, perché è stupendo, è pure quello che indosso oggi. E poi stupendo è anche questo qui che si chiama Raw. Poi ci sono tutta una serie di quelli con i glitter un pochettino meno, perché sapete, per via dell'occhio li utilizzerò più avanti quando mi passerà la FIFA, però quelli che adoro sono questi di perla, praticamente, che sono luminosissimi, spettacolari, e niente ragazzi, l'adoro, la riconfermo tra le mie palette, e mi ci sto sempre a truccare quando proprio voglio andare veloce. Prima prendevo la Naked, adesso prendo lei, quindi super consigliata, costa un po', ma a me piace da morire, quindi assolutamente nude Huda Beauty consigliata. Ok,
sai, poi vi volevo consigliare una serie, visto che in tante mi avete scritto per quanto riguarda The Paradise, che ve l'avevo consigliato appunto nei preferiti dell'autunno, in questo volevo consigliarvi un'altra che è bellissima, che si chiama Chiamatemi Anna. È un pochettino diversa da quel genere di The Paradise, però è molto particolare, nel senso che parla di questa ragazza, insomma, che viene adottata, ha mille peripezie, passa da una famiglia all'altra, è molto particolare, è molto bella, e trovo che il personaggio sia molto simile a come ero io quando ero piccolina e anche a come sono adesso, quindi molto bello. Se volete conoscere un po' di più la Anto profondamente, oltre i video, oltre quello che mostro nel canale, guardate Chiamatemi Anna, anche perché è bellissima e merita come serie, super fatta bene. Un'altra che vi voglio consigliare, quindi quattordicesimo preferito dell'inverno, è Selfridge, penso si pronunci così, o Selfridges. Selfridge, ok, non mi ricordo l'attore, ma tanto ve lo metto qua, anche lui un bel bisteccone come potrete vedere, e praticamente mamma come te, amore mio, bellissimo, ed è bella, ragazzi, perché lui trasforma Selfridge, sapete che sono quel famoso centro commerciale, non so se si chiama così, c'è un altro nome, i grandi magazzini, quelli inglesi, li trasforma, insomma, quindi dentro ci sono tanti attori che appunto sono i commessi, quindi immaginerete storie d'amore che iniziano, finiscono, chiacchiere, cose. Quindi è molto molto simile a The Paradise, super vintage ovviamente, quindi se vi è piaciuto The Paradise date un'occhiata anche a Selfridge, anche perché l'attore principale merita. Poi ultimo preferito dell'inverno è un libro che non so qui perché penso di averlo prestato a qualcuno, credo proprio a una mia amichetta. C'è fatto il fuoco, dai, dillo. È bellissimo, ragazzi, si intitola Donne che corrono coi lupi di Clarinca Pincola Estes, ok? Quindi è la storia di una romanista che non va è sempre vero. Allo stadio. Vi leggo quello che è scritto online, ok? È il libro culto che ha cambiato la vita di milioni di donne. Clarissa Pincola Estes, psicoanalista junghiana, nonché maestra indiscussa nella ricerca della felicità, fonda una psicanalisi del femminile attorno alla straordinaria intuizione della donna selvaggia. Stupendo il mito della donna selvaggia, dovete leggerlo. Una forza psichica potente, istintuale e creatrice, lupa e al contempo materna, ma soffocata da paure, insicurezze e stereotipi, ne parliamo sempre nei mukbang, ragazzi. Non meno originale è il metodo utilizzato dalla studiosa, che attraverso un lavoro di ricerca ventennale ha attinto alle fiabe, quindi si parte dalle fiabe per raccontare le nostre paure, ok? Alle fiabe e ai miti presenti nelle più diverse tradizioni culturali per aiutare il lettore a scoprire chi è veramente, a liberarsi dalle catene di un'esistenza non conforme ai bisogni più autentici e a correre con il proprio sé. Barba Blu, se ve la ricordate, era una delle mie fiabe che mi raccontava sempre nonna, Barba Blu, stupenda, quindi parte appunto dalle fiabe, Barba Blu, la piccola fiammiferaia, Vassilissa, il brutto anatroccolo, fiabe udite durante l'infanzia e trasformate in magiche suggestioni per crescere interiormente, un testo imprescindibile diventato ormai un classico, ragazzi, dovete leggerlo, è una terapia dell'anima questo libro, e mi ricordo di averlo consigliato anche a un'altra mia amica che stava un po' in una crisi esistenziale con se stessa, le tue paure, il matrimonio, un marito che comunque la tradiva costantemente o la provocava anche per renderla ancora più gelosa, cioè ditemi voi, e io ho detto guarda, se non ce la fai a gestire certe tue paure e insicurezze, secondo me devi un po' capire dentro che cosa c'è, e quindi leggi questo libro. È arrivata al primo capitolo, non l'ha più voluto leggere perché mi ha detto no Anto, mi fa troppo male. Dico beh, se ti fa male è significa che è il testo giusto per te, che dovresti approfondire, quindi poi ognuno, lo sapete come è fatta la vostra Anto, io non insisto, quindi ognuno poi è fatta a modo suo, però leggetelo perché è bellissimo. No, ok, a me l'hanno regalato libro, cioè, quindi ha detto di no. Quella era praticamente a me me l'hanno regalato 15 anni fa, quindi proprio è il mio libro in assoluto preferito. E quindi niente, ragazzi, l'Anto vi ha fatto, sì, ci siamo tutti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ma che, quindicesimo, mamma mia, che disperata. Eccolo, ragazzi, il quindicesimo proprio prodotto dell'inverno. Allora, questi qui sapete che me l'avevano omaggiato il sito, ti ricordi, Kishel? E ragazzi, sono diventati i miei maglioni preferiti, li adoro, sono super morbidissimi, potrò che sul rossetto con questo marrone ci sia proprio un incanto, sono super morbidi, io ci metto sempre il lupetto sotto perché sennò il te
tessuto mi dà fastidio. E è bello, bellissimo, quindi belle avvolti, insomma, o dalle copertine, da maglioni super morbidi per questo meraviglioso inverno. E quindi davvero, ragazzi, questa volta ho finito. Vi mando un bacione grande grande, fatemi sapere i vostri preferiti per l'inverno e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked.